All'inizio degli anni 90, dopo un lungo periodo di stagnazione, l'alta ristorazione italiana stava per cambiare per sempre. Nuovi geniali chef stavano per entrare nell'orizzonte dei più celebrati talenti internazionali. Personaggi come Bottura, Scabin, Cracco, Baronetto, Crippa, Lo Priore, Cuttaia, Cedroni. A cosa era dovuto questo ingresso dell'Italia nella nuova cucina innovativa internazionale? Innovativa o tradizionale, deve essere ben fatta. E dopo quanto tempo diventa tradizione? 1000 anni? 5000? 200? Probabilmente a Bob Noto. Mi dicono Bob Noto, io qui ho segnato Roberto Noto. Roberto è il nome tradizionale, Bob quello innovativo. Fotografo e gastronomo torinese, ha rivoluzionato per sempre il mondo della cucina, attraverso un percorso che passa poco dall'arte e tanto dall'artigianato. Una strada la sua, lastricata di viaggi, grandi ristoranti, scherzi, imprese grottesche e surreali, ma mai noiose. Vieni a provarle qualcosa. Sembra... Stai scherzando? Sembra bava di alien. Guarda. Queste uova cosa sono? Queste sono le uova dei 100 anni. Sono tenuti in calce e cenere. Non è così male. La vita di Bob Noto ha influenzato per sempre il modo in cui guardiamo e fotografiamo il cibo. Un pellegrinaggio alla ricerca del piatto migliore e della migliore occasione per renderlo immortale con una foto. I piatti prima comunque erano fotografati come nature morte e lui ha cominciato a fotografarli con una piccola Casio di quelle di tutti, appena fatti sul tavolo, non in un set. Si doveva fare in fretta perché il piatto rischiava anche proprio di smontarsi. E poi lavorava in grafia, da qui proprio secondo me sta bene la riflessione su fotografia, cioè scontornava in post-produzione e rendeva questi piatti vivi ancora di più, focalizzando sul contenuto, sull'ingrediente, sulla tecnica. Per Ferran Adrià era il miglior palato del mondo. Glielo diceva ridendo sulla terrazza del Bulli, alla fine di una delle decine di cene che con l'amatissima moglie Antonella e l'inseparabile cagnolino Rocky avevano fatto al ristorante di Roses, in Catalogna. Bob Noto era l'unica persona al mondo ad aver mangiato tutti gli oltre 1800 piatti usciti dalla mente e dalla cucina del genio spagnolo. Si erano conosciuti nell'estate del 1993, quando ancora lo chef spagnolo non era il fenomeno Adrià, ed era nato un sodalizio basato sulla stima e la comune visione gastronomica. Filantropo, fotografo, gourmet, artista, iconoclasta, estremamente ironico. Bob Noto era questo e anche di più. Creatività e non copiare.